Eccoci qua con Capitan Simone Berti alla fine di Fiorentina Basket Moncalieri, diciamo prova alla fine superata per questa Fiorentina che approda alle Final Eight, però l'avete sudata in qualche modo oggi. Beh, ogni partita ha la sua storia te, era normale che loro non venissero qua a fare la passeggiata prenatalizia. Per noi era una partita fondamentale perché abbiamo raggiunto un traguardo che, credetemi, per la nostra squadra, per la società, per la situazione, insomma, è veramente un grande traguardo figlio di un grande lavoro che noi 9 ragazzi più i senior che facciamo ogni giorno, e onestamente ce lo meritiamo perché l'aspettativa di perdere 2 partite fino al girone d'andata era reale, onestamente, e siamo stati veramente veramente bravi, ed è un grande risultato, e lo voglio sottolineare tante volte perché non si deve mai dare nulla per scontato in una pallacanestro. Noi l'abbiamo dimostrato con questo girone d'andata, sappiamo di aver dato un segnale forte sia per il basket in generale della nostra città sia anche per il campionato. Dobbiamo prepararci ad affrontare quella che sarà la seconda parte della stagione, ma per ora onestamente voglio ringraziare di cuore tutti i miei compagni di squadra, specialmente Alessandro, che ci auguriamo che non sia veramente niente di grave. Volevamo festeggiare ma non siamo molto nel momento, quindi infatti, diciamo, unica notizia negativa di quest'oggi è proprio l'infortunio di Alessandro Grande. Speriamo che durante queste vacanze riesca quantomeno a recuperare per la seconda parte di stagione. Ritornando invece alla gara, primo tempo non dico sottotono ma nel quale magari non eri proprio attivissimo, sei salito in cattedra soprattutto nell'ultimo quarto. Sì, poi ti ripeto, ogni partita cerco di fare quello che serve, onestamente non ho una necessità di segnare o di fare qualcosa in particolare. Oggi mi sembrava che la squadra fosse abbastanza in controllo e quindi era andato così, ma per me non era un problema, per me l'importante è vincere e fare in modo che tutti i miei compagni siano contenti. E poi è venuto fuori un secondo tempo un po' diverso, si sono alzati un po' i toni, ma siamo stati veramente bravi tutti, perché sono le partite peggiori queste, quindi onestamente veramente bravi tutti. Dunque complimenti e buon approdo alle Final Eight. Grazie mille, buon Natale a tutti, vi aspettiamo a San Marcellino, proviamo a riempirlo che ce lo meritiamo tutti. Buon Natale.